Si tratta di genocidio. È questa l'accusa che l'Alto Commissariato ONU per i diritti umani ha rivolto ai jihadisti dell'autoproclamato Stato Islamico. Secondo il rapporto, i miliziani del califfato hanno compiuto in Iraq un vero e proprio massacro degli yazidi, costretti a fuggire sulle montagne del nord per mettersi in salvo, e crimini di guerra contro l'umanità su civili di altre etnie e religioni, bambini compresi. Il rapporto è stato illustrato da Suki Nagra, a capo della missione investigativa in Iraq. Nessuna comunità è stata risparmiata dalla violenza dell'ISIL. Yazidi, cristiani, turkmeni, sabei mandei, kakai, curdi, sciiti e sunniti. Essenzialmente quello che abbiamo rilevato è che la ricca diversità religiosa ed etnica tipica dell'Iraq è stata frantumata. L'Alto Commissariato ha invitato il Consiglio di sicurezza dell'ONU a chiedere alla Corte Penale Internazionale di perseguire i jihadisti. Il rapporto cita crimini tremendi quali l'uso di armi chimiche proibite come il gas cloro, la tratta di bambine molto piccole come schiave del sesso, lapidazioni e amputazioni.